del politico, per fare un'intervista a Rubilotta e a Solace. Grazie. Allora, innanzitutto, come vedete, noi sponsorizziamo anche il voto minorile. Chi non ha 18 anni e volesse votare Rubilotta può farlo, questo anche diciamo, insomma, è il figlio di Rubilotta, ma cioè, se ci sono altri, noi siamo pronti ad accoglierli. Intanto ringrazio molto Donato per aver organizzato questa iniziativa perché l'avrete notato, di Regione Lazio si parla poco e male, ormai di regioni in generale parliamo soltanto in virtù del risultato del Senato, se ci saranno i seggi per una maggioranza oppure no, non si parla mai invece di programmi, di dove sta andando la Regione Lazio e di come si può trasformare, quindi sono contento che ne parliamo oggi. No, nel Storace ne parla parecchio anche Zingaretti, però in generale diciamo che se ne parla un po' poco, pure i giornali ne parlano pochi, poco. Poi volevo solo dire una cosa breve, perché mi fa molto piacere che abbia parlato Carletti dell'Unione Cechi, perché l'esperienza dell'IPAP Sant'Alessio è stata molto rilevante per Donato. Non solo è l'ultima esperienza che lui ha avuto, ma lui è stato cacciato dalla Polverini, da quel posto, perché ha dato una casa a Fiorito a 5.000 euro al mese di affitto, in un paese in cui le case di solito uno se le ritrova a sua insaputa, diciamo, invece di dargli un premio l'hanno cacciato dall'ente. È l'unico che ha rubato a Fiorito, ha rubato tra virgolette. Meritava un premio, però hanno detto ma sta cosa forse l'ha cacciato. Tra parentesi, mi ricordo pure quando c'ero, diciamo, questa è una delle mie fortune o sfortune, quando il Consiglio regionale ha dato anche due auto, non blu, ma due auto proprio all'ente, che erano due auto grigie, si chiamano per fare i servizi, eccetera. Gli dasse due auto che peraltro erano auto non più in produzione da una decina d'anni, con più di 100.000 km. E per la foto di rito Robilotta invece che mettersi dietro si è messo davanti alla guida, quindi diciamo, dato che secondo me le persone si descrivono più per quello che fanno che per quello che dicono, diciamo uno che si mette alla guida di un'auto e non dietro, diciamo a me già questo piace. Detto ciò, avevo intenzione di fare delle domande un po' pure spiacevoli per Storace, e speravo che lui non venisse, purtroppo è arrivato subito e quindi mi tocca fare questa cosa. Comincio subito con la domanda delle domande a Robilotta, cioè perché dobbiamo votarti alle prossime elezioni? L'amicizia uno, quello sempre. L'altro, io ho deciso di candidarmi quando ho visto che Storace si era candidato a presidente dopo che avevo, come ho detto prima, un po' temporeggiato se candidato oppure meno, perché vedevo che era una campagna elettorale particolare. Poi ho deciso di farlo, e ho detto: perché non devo tirare indietro? Davvero qui c'è tutta questa grande novità, rinnovamento. A me, insomma, questo fatto che spesso si usi la parola rinnovamento come una cosa vuota, alla fine, come se tu hai una certa età, sei già da buttare, non hai più niente, cioè quando vale più l'età che il cervello, a me dà fastidio. Perché spesso noi in questo modo mettiamo il cervello alla massa, e poi mettiamo a governare un posto importante anche di comando dei nostri enti, persone poi che non hanno esperienza, non sanno, non hanno ancora fatto una giusta esperienza per poter governare. E quindi ho detto: ma io ho fatto 10 anni, 5 anni da assessore, 5 anni del consiglio regionale, 1 anno da commissario. Credo, a detta di tutti quelli che mi conoscono, di averlo fatto bene, di aver fatto in una sede. Io sono una persona di bene, io sono una persona competente. Quindi ho detto: metto la mia competenza al servizio della regione. Un po' l'ho fatto anche di Dica, nel senso che il fatto che io non mi sia potuto candidare in quella maledetta campagna elettorale del 2010, la famosa lista, la famosa panino di milioni, alla fine quella, insomma, mi era rimasta come uno dei motivi, perché dico, questo è uno dei motivi che poi mi ha spinto quindi, a candidare, proprio la linea di non averlo potuto fare in quella occasione. Io credo che la Regione Lazio sia una serie di quelli in cui va tutto, e credo che in Regione serva molta competenza. Vedete, io spesso ho fatto convegni in cui ho cercato di spiegare cos'era la Regione, e forse solo dopo questi scandali che sono successi,
i cittadini hanno cominciato a percepire che la regione conta più dello Stato, la regione conta più del Parlamento, il consigliere regionale è più importante del parlamentare, l'assessore è quasi il presidente della regione, conta 5 ministri, perché la regione ha tutte le materie che attengono i servizi ai cittadini, tutte, la sanità, i rifiuti, i trasporti, i servizi sociali, tutte le materie di competenza sul territorio sono tutte della regione. Non è più il Parlamento che se ne occupa, non è più neanche più il governo, è la regione. E quindi non è più come prima che il comune, la regione è un ente, dice vai noi, ma chi ci mandiamo? Ci mandiamo? No! Bisogna mandare persone più preparate in regione che in Parlamento, perché il Parlamento ne basta 3. Basta il Presidente del Consiglio e qualche ministro. In regione no. La regione è una cosa complicata. Ha una macchina, ha una struttura, è una roba complicata. E soprattutto è complicata perché è un posto in cui bisogna prendere decisioni che non vengono prese, da cui derivano i mali di questa regione, i mali atavici di questa regione. Allora ci vuole una classe politica competente che sappia dal primo giorno dove mettere le mani, da dove cominciare, non chi ti fa sognare o chi ti racconta un film che non c'è perché nel frattempo che tu devi governare racconta un'altra storia, ma racconta quella. Il bilancio della regione, che è di 15 miliardi, è un bilancio, come dire, vale non so quanti ministeri insieme, vale anche di responsabilità, io per questa cosa, gli stipendi, i consiglieri, ma magari un consigliere facesse il proprio mestiere, magari, io che l'ho fatto e che stavo quest'anno all'opposizione, stavo sulla stampa, mi leggevo le carte, magari, e l'assessore prende delle decisioni importanti per i cittadini. E allora questo è il motivo che mi ha spinto a cambiare, io ho dimostrato di avere, ho scritto la maggior parte delle, insomma, le norme più importanti, io lo porto sempre, a partire dallo statuto della Regione Lazio, nonostante ora qualcuno lo voglia cambiare come sigarette, è quella che è la cornice istituzionale della nostra regione. Conosco la regione e secondo me i cittadini devono mandare in regione persone appunto che la conoscono, competente, e che sappiano assumersi le loro responsabilità e che parlano il coraggio della regione. Io non ho mai raccontato quanto. Io ho fatto anche battaglie di minoranze, battaglie scabrose, non racconto sogni, racconto che come dire di nuovo, se anche vai in sala macchina, si prende la camicia, comincia a lavorare, ho fatto anche battaglie in consiglio regionale di minoranze, l'ho fatto anche sul territorio, sono andato anche nei territori che mi hanno contestato, penso alla battaglia che qui vedo che ho fatto ad esempio di minoranza, che l'ho persa per salvare l'ospedale, lo spolverino da lì ce l'ho persa, l'ho fatto da solo. Fatto da solo, anche lì ci vedevano, perché lì devo costruire un fantasmatorio ospedale dei Castelli che tutti sanno che non si farà mai, non si farà mai, non si farà mai. E giuro il primo a dire che non è vero, però lo devo fare perché ci sono interessi, perché ci sono dei terreni, bisogna come fare, perché c'è un altro, c'è bisogno di nuovo. Cioè il Ministero del Tesoro l'ha scritto in tutte le sassi, non si farà mai, perché non ci stanno i soldi. Perché prima di costruire un ospedale, ci sono i denti che bisogna sistemarli. È da 2 anni che lì c'è una gru che lì fa le finite i 10 milioni che hanno stanziato, a 10 milioni spesi. Nel frattempo lo Spolverini, che era uno dei pochi ospedali di eccellenza pubblici, sulla riabilitazione, l'hanno chiuso. E quando l'ho chiuso, non è che l'ho chiuso perché no, l'ho chiuso perché quei posti devono andare a un privato, non è che l'ho chiuso a casa. E quella stessa sinistra che dice no, ha chiuso la sinistra alla fine, perché lì c'era un'operazione che bisognava fare, chiudere quello, e quello era l'unico ospedale pubblico sulla riabilitazione, perché la riabilitazione è tutta in mano ai privati, il 98% della riabilitazione era, quello era l'unico posto d'eccellenza che esisteva, ma non chiuso. Oggi per fare le cose non si riesce. E io resterei sulla sanità, dici come si fa a offrire servizi decenti senza creare un buco di bilancio e come è andata in questi anni, perché noi, come dire, eravamo rimasti che bisognava chiudere gli ospedali improduttivi, quelli che servivano più ai primari che ai cittadini, per invece dare più sanità sul territorio, mentre invece abbiamo visto delle ASL letteralmente smontate.
come si fa a trovare la quadra? Ma intanto voi di leggere questa brochure, questa piccola brochure che io ho dato e che ho mandato in giro, perché una delle cose che sento ancora, nonostante tante discussioni, è questo famoso buco della sanità di Storace, che dice che una balla era e una balla destra. Noi durante il dibattito della scorsa legislatura, anche il discorso che abbiamo avuto, ho dimostrato e abbiamo certificato che il debito al 2005 era intorno ai 5 miliardi e non 10, e che era tutto un debito che veniva passato. Io devo spiegare, perché se no anche noi non lo spieghiamo, sia non lo riusciamo a spiegare, sia i cittadini guardano il credito. Ed è un debito che non avevamo fatto noi, che noi avevamo per un tale percento ereditato da 20 anni di sanità. Perché fino al 2001 la sanità non era della regione, la sanità la gestiva per conto dello Stato, ma la titolarità della sanità, cioè fino all'approvazione del titolo quinto della Costituzione, la sanità era di competenza dello Stato, la gestione era della regione delle ASL e il patrimonio delle ASL, dove c'era il debito, non era della regione, stava in capo allo Stato. Nel 2001, quando ci fu, dopo l'approvazione, che ci fu il famoso patto della salute, in cui il governo aumentò di parecchio il fondo sanitario della sanità e quindi delle regioni, firmarono concettualmente, Francesco si ricorda che il governo di Serena Partolosi era doppiò di circa il 30% il fondo sanitario fino ad ora sottostimato, e quindi tutte le regioni firmarono. Non tutte lo sapevano che cosa c'era dentro il patrimonio delle ASL. Dentro quel patrimonio delle ASL, insieme al patrimonio, c'era anche un debito, ma che era un debito sul patrimonio, che era coperto dal patrimonio, ma che era un debito ereditato da 20 anni, da 30 anni di gestione della sanità. E quindi noi dei 5 miliardi che eravamo, 4 avevamo già trovato e stavano già sul patrimonio. A questo però la sinistra dimentica di dire che negli anni lo Stato sul debito della sanità ci ha messo circa 8 miliardi, lo Stato, e che Marrazzo nei 5 anni di sua ha fatto un disavanzo di 7,3 miliardi. Ora quindi con questo cosa voglio dire? Che spesso quando si usa la scusa del debito, si usa perché dice però perché uno vuole avere un anno, non hai tempo per parlare del debito degli altri e non affrontare il debito. Noi così in questo modo affogheremo, perché chiunque arriva parla del debito che arriva, e lo fa perché non vuole assumersi responsabilità. Oggettivamente noi abbiamo una sanità nel Lazio che offre un surplus di offerta sanitaria e ospedale, ed è una delle questioni che va affrontata seriamente tagliando dove bisogna tagliare e riconvertendo le strutture educative. Noi abbiamo un disavanzo alla sanità del Lazio che è di circa 800 milioni quest'anno. Io ci metterei la firma se fosse 800 milioni. Però questo disavanzo, ed è, si è abbassato negli ultimi anni, è stato dovuto essenzialmente al blocco intrologo. Qui ci sono alcuni della sanità che possono venire esclusivamente al blocco intrologo, che non può essere mantenuto ancora per molto tempo. Perché se noi manteniamo ancora il blocco intrologo per altro tempo, noi ammazziamo la nostra sanità. Sono poi visitato in Santa Fe, c'è il Pittore Pregato, noi abbiamo ospedali dove ci sono sale di intervento pronte che non vengono aperte perché non sono infermieri. Perché il blocco intrologo sta obbligando quei medici a... ci abbiamo i pronto soccorso in questo modo. Allora non possiamo soltanto abbassarlo, ho tenuto... giorni in cui toglieremo il blocco al turnore, rischiamo di fare quel cavallo quando non l'hai fatto bene, non mi sono bene, il disavanzo sai subito, perché l'ha fatto le cose strutturali. Non bisogna avere paura di dire se ci sono ospedali da chiudere, da riconvertire, perché arriva il sindaco del comune, perché prima la sanità, speriamoci chiaro, come è stata costruita? È stata soltanto costruita per fare sanità? No, è stata costruita che in ogni paesino nasceva un ospedale, perché poi dopo quello si costruivano gli impiegati, gli infermieri, i medici,
Tutto questo però noi dobbiamo sapere che non ce lo possiamo più permettere. Perché se noi non arriviamo ad un pareggio di 0 sulla sanità, noi non avremo risorse da mettere negli altri settori, perché siccome abbiamo l'obbligo di coprire il buco e il disavanzo lo copriamo con risorse nostre, regionali, che è quello che noi spendiamo più di quello che prendiamo dal fondo sanitario. In Europa gli ospedali hanno mediamente una portata di 300-400 posti letto. Possiamo tenere nella nostra regione ospedaletti da 100 posti? Io così no. Oltretutto ci sono ospedali in cui è meglio andarci, perché non curano, fanno soltanto assistenza, sono dei veri e propri collegari, quindi è meglio andarci. La differenza è che in un ospedale il posto letto costa tra 400 e 600 euro al giorno. In una invece residenza, un RSA, cioè si fa solo assistenza agli anziani, costa 50, 60, 70 euro. E noi di quelle abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno più di quelle che fanno assistenza verso gli anziani. È il suggeritore, in realtà molte cose, molte proposte sono lui, poi tornato così, diciamo, le prende. Allora è possibile ristrutturare la sanità, come hanno fatto, è possibile fare l'organizzazione aziendale anche in maniera corretta. È possibile poi superare questo dualismo pubblico-privato. Io per esempio penso che una delle strade che Lazio deve intraprendere sia quella delle fondazioni. Noi ne facciamo una, che era la fondazione di Torre Vergata. Mettere insieme il privato non più accreditato, ma metterlo dentro, cercando di mettere insieme pubblico e privato. Però in questi anni la fondazione del Vergata, che doveva essere un punto d'esempio, non è andata avanti per pregiudizi ideologici. No, la sanità deve essere stata pubblica. Noi in Lazio abbiamo il 60% che tra accreditati religiosi, perché questo poi riusciamo a accreditare il privato. Ho tutto nel Lazio. Il riaccreditamento delle strutture doveva servire a razionalizzare, invece è stato fatto, se capisce come, carte soppesse, tutti gli accreditati, tutti gli altri, non c'è un controllo, non c'è, no? E quindi noi abbiamo una serie di forma strutturale da fare anche sul personale. Io penso ai dati che ci sono sul personale nei Lazio, per esempio ci sono 2.000-3.000 persone che hanno il minore legale nelle aziende ospedaliere, non vengono messe nei turni. Non è che io lo mando via, lo prendo apri il comandatore sul suo territorio. Perché tenerlo in un'azienda ospedaliera dove non gli posso far fare niente, ma io quello lo posso utilizzare e mettere sul territorio quando ho il blocco turnover? Sono cose che si possono fare, sì, si possono fare come sono state fatte, senza fare, come si dice, carneficina sociale, però sapendo, facendo anche un patto con i sindacati, un patto con i lavoratori, un patto con i cittadini, dicendo che è possibile rivoluzionare la sanità e efficientarla in questo modo, perché se no non è che se cambia il governo chi va a bruciare il governo, quello di dare un relativo, perché secondo me, perché il fondo sanitario nei prossimi anni verrà diminuito invece che aumentato, e quindi noi con quello ci dobbiamo fare i punti e riuscire, come dire, ad avere dalla cosa negativa che oggi abbiamo a rendere la sanità più efficiente di quello che oggi. E altra emergenza del Lazio, ovviamente rifiuti, tu te ne sei occupato molto, tra discariche che aprono, discariche che non chiudono, termovalorizzatori che non si fanno, impianti di stoccaggio, insomma, diciamo la situazione è piuttosto complessa. Innanzitutto, che succede, ma qual è la ricetta per far sì che, insomma, nel Lazio non si finisca come quelle immagini di Napoli un po' di tempo fa che spesso vengono evocate? Io sui rifiuti sono seriamente preoccupato di fare qualche giorno finisca come Napoli, perché se il Consiglio di Stato non sblocca il famoso decreto del ministro Clini che chiede di portare i rifiuti a essere trattati dal Bar del San Vittore e poi riportati da Roma, il ministro non vuole dare loro la Europa perché vuole che questi vengano, se alla fine questi rifiuti non ci sono stati portati, alla fine come portare all'estero li sono stati. Ci faremo una bella figura, no? Possiamo mai portare i figli all'estero? Aumenta la tariffa, Poi quelli all'estero, ma quelli all'estero sono più... Perché quelli 9 anni in Germania si dividono i figli? Noi per portargli i figli, che li paghiamo,
e quindi si vedono grazie, si vedono pagati. Poi quelli ci fanno l'energia, a noi ce la rivendono l'energia, quindi noi paghiamo, poi noi, non i cittadini, la paghiamo due volte, la paghiamo sulla tariffa, e poi paghiamo l'energia in più perché ce la vendono loro. Quindi loro si vendono i nostri rifiuti, che noi li paghiamo, ci producono l'energia che poi ce la rivendono, e noi la devono, che è uno dei motivi per cui, che l'energia è uno dei motivi perché l'Italia è un paese fuori mercato. Noi qualcosa ci siamo legati, non nucleare, non tutte le cose, non l'energia, noi compriamo l'energia da fuori. In Europa, in Jugoslavia, in Slovenia, dove vanno le nostre aziende, in Jugoslavia, nei paesi dell'est che attraversano l'Adriatico, l'energia costa il 35% in meno. In Francia costa il 35% in meno. Allora, sui rifiuti, io sento tutte le proposte di zero rifiuti. Noi nel Lazio abbiamo impianti che sono stati già autorizzati da qualche anno. Bisogna trovare le risorse. Da un lato bisogna aumentare la raccolta differenziata, però non raccontando banca ci servizio, sapendo che la raccolta differenziata serve. Ci vogliono i finanziamenti per portarla a livello di 12 clini e a livello di 12 normativa europea, cioè al 60-65% da qua a qualche anno. Oggi non so se siamo nel Lazio 15-20, 15-30, 30 uno dice una società comunale che secondo me è solo un pezzettino di territorio in cui è stata fatta il porta a porta. Se fosse il 30 la raccolta differenziata del Lazio saremmo a un miracolo. Tu mi direi, non ci credo. Andiamo a casa là e come io, miracolo, non ci credo, non credo sia al 30%. Quindi per arrivare a quella cifra ci vogliono investimenti, soldi, tempo, mentalità, e poi anche quando si è arrivato al 60%, non è che di questo scopo, c'è un'altra parte che bisogna. Noi abbiamo già autorizzato alcuni impianti, questi impianti vanno costruiti. Quando la gente dice io non li voglio qua, penso ad Albano, bisogna spiegare che ad Albano c'è una discarica a cielo aperto dove viene buttata il traguardo, che la discarica inquina, e che se non si costruisce un impianto, sarà una discarica a vita. Perché non se non costruisco un piano scompare, se io non costruisco un piano, sono obbligato a tenere la discarica a vita, che è quella che inquina più di tutti. Però su quello non protesta nessuno, su quello non protesta nessuno. Se fai un impianto, che in alcune città sta, in alcuni paesi europei, l'impianto sta dentro la città, che ho avuto, io quello che mi preoccupo, lo dico anche con i focolai di protesto che ho visto in questi giorni in questo. Non è tanto quando protestano i cittadini, è quando protestano i politici, che vanno là a dire no, per prendere due preferenze. Però dovrebbero spiegare a quelli che dopo aver detto no, dovrebbero loro, insomma poi noi abbiamo il compito che governiamo questo processo, il giorno dopo devono dire qua non lo voglio, però dove? Perché noi con questo ciclo in mano che siamo finiti, no a Corcolla, no a Riano, no a Fiumicino, no a Malagrotta, no a Monte Nortacci, dove? Io credo che portare i rifiuti all'estero come fa Napoli sarebbe una sconfitta e sarebbe un'immagine che noi non ci possiamo, che noi non ci possiamo permettere. E quindi la strada è quella di costruire, di convincere. Poi la politica non si deve far trascinare dalla destra. Cioè, ma se un politico si mette solo sulla cresta e cavalca dalla destra, ma che politica è? C'è mica bisogno della politica. Pia solo, mette sopra. Il politico è chi affronta anche i cittadini, gli spiega le sue ragioni, cerca un dialogo, cerca di spiegargli le buone ragioni di quella scelta. La politica è anche educare. La politica non è farsi solo spingere per prendere solo protestà. Io ho visto già queste scelte. Perché poi protestano, poi quando vanno al governo, io ricordo tanto che poi per fare le cose dice allora ci vuole il commissario. Ma allora se ci vuole il commissario per decidere sui rifiuti, ma noi che andiamo a poter fare? Adesso che moda tutta sta di politica, noi stipendi, i consiglieri regionali. Allora, se io poi devo chiamare il commissario, allora io perché devo votare 50 consiglieri regionali e non fanno niente in consiglio regionale? Mi scrivo anche io al partito, come dire, e dico scusa, che ce fate là? Se io nomino un consiglio regionale, il consiglio regionale che ha questa competenza, che deve decidere, non può essere l'irresponsabilità di dire no, non mi giro, è lo Stato. E poi quando non ci riesce il primo nel sottile, chi chiamo loro? Chi chiamo i caschi blu?
dove i caschi tu chi chiami? Il Signore? A chi mi rivolgo? Allora oggi la politica questa è assunzione di responsabilità. Chi si candida oggi a fare il presidente o al consiglio regionale sa che questi sono i problemi, sa che su queste deve delle risposte, non può dire io voglio il commissario. Quindi ha fatto personaggio a dire se io vengo un giorno dopo un busso, vado dal governo e chiedo che sono rifiuti e sanità, ma dire che è mia la responsabilità. Io affronto come cittadini, mi assumo io la mia responsabilità. Però deve finire il commissariamento perché, come dire, chi viene eletto ad assumersi le sue responsabilità di queste decisioni. Perché guardate, la peggiore antipolitica, perché spesso su questo insomma, forse anche con Francesco non sappiamo le stesse leggi, ma gli stipendi, le cose. Io quando vedo che la gente, il cittadino, si inferma su sta roba dello stipendio del consigliere, voi non vi dovete informare, voi vi dovete informare quando il consigliere non fa niente. Allora vi dovete incazzare. Perché se quello prende oggi uno a Maria mi ha detto, ma lei va a fare il consigliere, va bene, ti passo 2.000 euro. Io ho detto, scusi, ma un dirigente non guadagnerebbe più del consigliere regionale. Ma io quando stavo in consiglio regionale, sono poi i miei collaboratori, o quando stavo in giunta, io ci vado a 108, ci vado 10 mesi in giunta, anche nella consiglio. Cioè, ma fa l'assessore il consiglio regionale, ci sono dirigenti che vanno. Che ha successo? Allora possono andare a fare tutti. Ce l'hanno tutti. Invece la gente si dovrebbe incagliare quando ha eletto delle persone che vanno là e non decidono e ti lasciano i guai. Perché poi sono questi guai, perché parlo di questo e io mi infermo e questi sono i veri problemi. Perché sulla sanità noi paghiamo il perfino. Quando diciamo le nostre imprese, ma noi dove troviamo i soldi per fare l'intervenzione alle imprese, l'aiuto alle imprese, anche alle imprese, se poi il grosso dei soldi da regione che dovremmo mettere negli investimenti mettiamo sulla sanità perché ci abbiamo un disavanzo e li facciamo pagare ai cittadini qui e alle imprese di Irap e le nostre imprese del Lazio se ne vanno nelle Marche, nell'Abruzzo, addirittura possono andare in Campania per non pagare del costo della benzina che in alcuni posti aumenta un po' meno o del polo alto, che sono tutte queste che dipendono dalla regione o dalla provincia. Allora anche su questo, quindi sulla politica, i cittadini si devono non infervorare cultura, se dura guardare se quello c'ha, che c'ha, ma se quello fa il suo mestiere oppure meno, se ci va in consiglio e fa leggi e si assume le sue responsabilità. Io spesso sono andato, io sono andato al bar, quando bisognava costruire l'impianto al bar, tutti mi dicevano io ho fatto la campagna per al bar, tutti mi dicono che sono il fenomeno, sono anche. Poi l'ho fatta quando non lo conoscevo, sono andato lì alla luce del sole dal bar a fare la battaglia per l'impianto, tutti mi dicevano non ci andare perché protesta. Io sono andato in consiglio comunale, ho affrontato i cittadini. Alla fine la cosa, la soddisfazione che mi sono tolto è che è pure quando un cittadino che mi ha detto, tu dici sempre la stessa cosa, ma voi vedete che questo Bilotta forse non ci ha torto, che forse inquina più la discarica che ci abbiamo sotto casa che l'impianto, e così via fino all'amministrazione del consiglio comunale. Però se un politico ha paura, come lo fischiano? O come uno si alza e gli dice scappa, allora apri la critica, allora apri la critica. È quello dei poteri, no? Tu ti sei occupato molto delle autonomie locali, eccetera. Noi ci hanno raccontato che questa roba di Roma Capitale, no? Che insomma, io ho sempre l'impressione che questa cosa di Roma Capitale serva più, diciamo, a cambiare le macchine della Polizia Municipale, che poi c'è scritto Polizia Municipale Roma Capitale, perché a noi ci hanno spiegato servono questi poteri perché così un parcheggio si fa in 4 mesi e non in 4 anni, più o meno. Poi in realtà di parcheggi non se ne vedono a dire il vero tanti, e poi ci hanno pure spiegato che è la Regione Lazio che deve fare una legge per trasferire competenze, in questo caso al Comune di Roma. Quindi ti chiedo, quali competenze dare al Comune di Roma, che succederebbe alla Regione Lazio, perché ne facciamo due, oppure diventa una Regione Lazio con meno poteri, e insomma, come immagini il quadro, l'architettura istituzionale? Immagini, lo ritiro, come vedi la, perché zingarettiamo, in effetti non si può dire, perché lo realizziamo. Esatto, noi puntiamo sulla concretezza e non sull'immaginazione. Come realizziamo la nuova architettura istituzionale? Comincio con le tue, purtroppo quando è stata fatta questa legge sul Roma Capitale, non tutti hanno capito
come ho detto prima, oggi è più importante la regione dello Stato, perché le competenze ce l'ha la regione, ce l'ha lo Stato. Quindi loro cosa hanno fatto? Hanno fatto una legge che dava delle competenze a Roma, ma queste competenze sono da regione. E quindi hanno fatto la legge, le competenze della nostra regione, la legge non esiste. Quindi Roma Capitale era, comune era e comune è rimasto. E Roma Capitale oggi viene gestito con gli stessi poteri di un comune della Capitale, punto. Tranne alcune deroghe sul traffico di cose, di poteri speciali che c'ha in quanto commissario dello Stato, ma la maggior parte delle competenze, a cominciare da quelle la Cizia che mi interessava, urbanistica, mica c'era il presidente del Consiglio, c'era il presidente, c'era ragione, l'urbanistica, il commercio, la sanità, c'era ragione. E non può essere lo Stato a toglierla con la regione, con la legge lo Stato, non può essere la regione. Hanno fatto la legge, poi si sono accorti che era sbagliato, ma hanno fatto un fatto. Io sono sempre stato, e questo come dire, sono d'accordo con Storace, insomma, io e lui ci abbiamo anche provato, anche quando andavamo da soli a provarci, e non tutti, come dire, e oggi forse su questo c'è maggior consenso, a dire che Roma, come tutte le grandi capitali, deve avere gli stessi poteri legislativi che c'erano in Francia. E ci sono due modi per farlo, cioè, ci sono già in tempo, non ci dobbiamo neanche vedere o farne di Roma la 21esima regione e resterebbe l'altra regione, diciamo ma la ciambella in buco, ma oggi non è che sta nei frontieri, noi abbiamo l'Europa, quindi non è che sta nei frontieri. Oppure l'altra che c'è già un modello, cioè così Roma avrebbe, e lo dico anche a favore degli altri territori della regionazione, perché poi questa regione, non per colpa di nessuno, ma per storia e tradizione, questa è una regione che è romanocentrica in tutto, e la maggior parte dei servizi sono concentrati a Roma, la maggior parte delle risorse si divide a Roma città, sanità, trasporto, commercio, servizi, Roma è una regione centrica, c'è una regione che è tutto centro, per cui poi dove curarsi, mentre la regione sta a Rieti, sta a Viterbo, sta a quello che sta vicino in Campania, che per potersi curare deve venire a Roma, perché sono una cura. E così è, perché tutto è la regione che come le tasse le pagano tutti, ma prende più servizi e più trasferimenti, tutto. Roma con 56% degli abitanti prende quasi il 65-70% di tutti i trasferimenti. A noi il cittadino uguale dappertutto. Uno perché i costi della capitale se ne dovrebbe addossare lo Stato, che non sono neanche addossato perché insomma. E allora c'è un modo, c'è come prende portato. Fare dare a Roma i poteri legislativi propri della regione, così potrebbe legiferare, non dipenderebbe più dalla regione, ma te pare che un grande comune come Roma deve portare più alla regione, l'ufficio della regione, insomma, non la capitale. O addirittura prima doveva portare la provincia, che qua aiutano, o che debba dipendere dal commercio, oppure c'è questo forte dualismo. In questo modo si darebbe un assetto istituzionale a Roma, un assetto istituzionale alla regione che si farebbe un reddito di Bolzano, e Roma diventerebbe una grande capitale con i poteri legislativi, il Consiglio Comunale potrebbe legiferare i municipi del comune. Faccio dire un'altra cosa, chiudo su questo, l'altra grande vera riforma che dobbiamo fare nel Lazio è quella sull'assetto del territorio, sul ruolo del territorio. Noi abbiamo sul nostro territorio, dove anche le imprese, una miriade di enti, e poi se i cittadini si occupano, si va in la politica, ma non si occupa di tutto ciò che c'è sotto, che abbiamo costruito un groviglio in questi anni, comunità montane, università agraria, consorsi disponibili, consorsi industriali. Io per un altro mestiere che faccio nella vita ho fatto una ricerca, l'ho fatta ormai, credo, fornita al Consiglio regionale della precedente legislatura, e noi abbiamo, senza togliere gli assetti sociosanitari, 214 enti intermedi del nostro territorio. Che succede fare? Che impediscono alle imprese regolari, perché uno quando deve fare la domanda, deve fare 15 enti, deve fare al comune, deve fare la montana, deve fare al parco, deve fare consorsi pubblici, deve fare consorsi sociali. Cioè uno impazzisce, ci vuole esperto. Allora quando si dice questi qua basta una riga per chiudere. Cioè noi, mentre ci chiudiamo le province, noi ci abbiamo ancora aperte le comunità montane, ma c'è da un'università, abbiamo 80 università agrarie, che molti di loro sapranno anche che sono gli enti che stanno sul territorio, lo stesso uno che si invidia col sindaco, perché sul territorio devono fare i musici civici, che mi importa a me,
e io devo stare là, poi se devo fare domanda, devo fare, devo fare il giorno, perché devo fare la domanda lì all'università, devo fare anche a comune, con tutto quello che la burocrazia può passare da comune. Quindi per fare, poi c'è il patto, andiamo queste competenze a comune. Basta la riga. Tutte queste cose stanno in comune, stanno insieme, vengono tra i cittadini. La regione non deve, come dire, gestire queste funzioni. Io so che è complicato perché non è queste cose, che poi tra dire e fare, io ho fatto l'assessore di 190 e mi ricordo che grazie a Storace io sono riuscito a passare, siamo stati l'unica giunta, la giunta di centrodestra, ad applicare in maniera corretta il 190 amministrativo, a passare alcune funzioni alle province e enti locali. E quando passammo la formazione, Storace lo ricorderà bene, io passai 500 persone dalla regione alle province. Siamo stati l'unica regione a fare. E lo feci non perché ero contro quelle 500 persone che non ci hanno rimesso niente, perché loro stavano in quel posto, stavano in quel posto, rimasto. Soltanto che è cambiato, invece di regione ci hanno messo noi, sembrava se non era, anzi, abbiamo trovato un genere. E poi non ci volevamo andare. Non ci volevamo andare. E protestavo. E i partiti mi davano ragione, io andavo in Consiglio regionale e spesso rischiavo di essere in minoranza in maniera di parte dall'opposizione alla maggioranza. Grazie al Presidente che la fiducia abbiamo tenuto, l'abbiamo fatto per non bloccare il decentramento amministrativo. Ma io dicevo, scusa, diceva, allora, ma a te che ti importa di gestire la SAS, il buono benzina? Che noi gestivamo come regione il buono che quello, il funzionario della SAS dava a quello, all'agricoltore agricolo di San Luz. Ma che ti importa a me? Ma io non sono mai capito da sto buono. Beh, questo è il compito della regione, dell'assessore. E poi noi perdiamo, cioè, la regione non deve gestire queste cose le deve gestire chi sta sul territorio, gestisce il comune, sia a principio di chiudo, sia a principio di sussidenza, su cui vedo che Zingaretti ne parla, questo bravo tra i colleghi, questa ne parla, e che nello statuto è in maniera, come dire, citata in maniera esemplare, proprio si applicava. Perché poi quando si parla di fare, diciamo, sussidenza, poi significa che tu devi fare meno pubblico, più privato, un po' di liberalizzazioni, quindi dare funzioni, aprire il mercato, e poi non è che significa, perché queste sono le cose che fa, insieme un'altra cosa che la regione deve fare, che non è chiaro, è che quello che noi dobbiamo fare, meno gestioni e meno leggi. Sono da 7 anni che si possono fare in regione questi unici. Quando un cittadino o un imprenditore vuole fare le pratiche della prima legge, è sicuro che mi ritengo, a volte casco in errore. Perché ho 200 leggi di fronte, mi tengo. Immagina il cittadino o l'imprenditore che deve fare una roba sull'urbanistica e che se ne via, no, ci vuole un esperto, l'esperto va dal bar e noi non finiamo più. Lo statuto dà la possibilità di dare subito i testi unici, non si. E lo fanno anche il consiglio che vanno in giunta. 8 anni, da quando non se ne è fatto uno. C'era il testo unico dell'urbanista che era pronto. Noi non facevamo in tempo a portarlo, però non si fa. Poi dice, queste sono le cose invece che bisognerebbe fare in regione per andare nella direzione di unire e di favorire la vita dei cittadini. Quando il Zingaretti dice, ma io voglio modificare lo statuto, lui non deve modificare lo statuto, perché non vorrei che dietro la modifica dello statuto ci sia il retropensiero di costruire un accordo che dice, se modifichiamo lo statuto ci vogliono le larghe intese, bisogna allargare, cioè che già precostituisce, come dire, nel caso, come dire, pensa di vincere, nel caso di fare l'accordo con l'UDC. Lo dico per quanti, come dire, pensano di dover andare a buongiorno, e poi dietro le grandi, come dire, strategie si uniscono per quelli che dice, allora ci canseggia. A posto. Questo è come dire le cose che bisogna fare. Credo che noi, come dire, lavorando in questi giorni, quando abbiamo lavorato, soprattutto che altro a Storace, io ho sempre riconosciuto come un grande combattente, che era l'unico che poteva tentare questa avventura. E gli do atto che lui, anche quando alcuni di noi non ci credevano, lui ci ha creduto sul serio di potercela fare, non soltanto a cambiarsi, ma a farcela. E oggi, insomma, con le cose che noi vediamo anche sulla stampa che stanno succedendo, ciò che poteva qualche settimana fa poteva essere un obiettivo impensabile, perché poi le cose nella vita più le dai per scontato più poi non avvengono. Oggi, come dire, quello che sembrava di poter essere un obiettivo oggi è alla nostra portata, e credo che ce la possiamo fare se,
sto pace insieme a tutti quanti noi continua questa campagna elettorale come abbiamo fatto sia adesso. Grazie a Donato Rubinotta.